Barbara D'Urso e Belen hanno fatto pace? La difesa della Rodriguez. Belen Rodriguez su Barbara D'Urso, non mi sono mai ritrovata a difenderla, mai. Le inimicizie in TV sono cosa nota, si sa che Barbara D'Urso e Federica Panicucci, pur condividendo lo stesso studio, una al mattino e una al pomeriggio, stanno molto attente a non incontrarsi o scontrarsi. È proverbiale, ormai, oltre che all'ordine del giorno l'inimicizia seria sorta tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, colleghi ai fatti vostri per svariate edizioni, che ora hanno preso strade diverse onde evitare di mettere in imbarazzo i telespettatori con frecciatine e quant'altro. Un'altra inimicizia storica è quella tra la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live e la showgirl argentina Belen Rodriguez. La prima non si lascia sfuggire alcuna occasione per glissare o risolvere in fretta qualsivoglia argomento che la riguardi. D'altronde la showgirl durante quell'intervista doppia con Stefano De Martino rilasciata alle Iene Show non aveva riservato a Barbara D'Urso le parole più gentili possibili, raccontando che quando Santiago fa i capricci è solita avvertirlo dell'arrivo della D'Urso, vista come una sorta di uomo nero pauroso. Ebbene la showgirl ha stupito tutti quando è intervenuta, ieri, su Instagram per difendere la conduttrice da un post avvilente del tutto fuori luogo. Che sia il primo passo verso una pace duratura. Barbara D'Urso difesa da Belen Rodriguez sui social, il post. Non mi sono mai ritrovata a difendere la signora D'Urso, e virgola ma quest'immagine è fatta apposta per renderla orrenda, e virgola che cattiverie. A scriverlo è stata Belen Rodriguez sotto una foto di Barbara D'Urso chiaramente ritoccata per farla apparire con le rughe e la pelle rovinata. Chi l'avrebbe mai detto che la showgirl argentina, nonché conduttrice di Tussi Que Vales, sarebbe corsa in difesa di una sua nemica? A quanto pare nemmeno lei vista la premessa. Nella puntata andata in onda ieri a Pomeriggio 5, la conduttrice ha parlato del GF VIP e delle frasi omofobe pronunciate la settimana scorsa, neanche Larry Blasi e Alfonso Signorini hanno affrontato l'argomento con così attenzione. Soleil si è schierata contro Giulia Delellis mentre la padrona di casa ha dichiarato che Marco Predolin all'interno della casa del Grande Fratello VIP non è proprio stato un buon esempio. Si è anche presa in esame la maleducazione di Jeremias Rodriguez che, oltre ad aver urlato in faccia a Simone Izzo e ad aver attaccato pesantemente Cristiano Malgioglio, si è lasciato andare a frasi, ritenute da molti, in primis Filippa Lagerbach, pericolose contro l'educato e sereno Daniele Bossari il quale ha dimostrato in queste settimane di essere un uomo degno di tale nome. Belen avrebbe potuto dare fiato alle trombe sui social contro la sua nemica, ma non l'ha fatto. La pace è sempre più vicina?